sorprendente, quantomeno inusuale, no? Perché fondamentalmente sembra la raccolta di alcuni messaggi senza senso, quindi di quelli che si chiamano spam. In realtà poi ricomponendo questi messaggi in un certo modo esce una storia molto singolare, molto significativa anche sul concetto proprio della vita. Credo legato anche alla nostra capacità di aver saputo cogliere un elemento di originalità in un testo di questo genere. Ecco.